Dopo le vittorie contro Ternana, Perugia e Crotone, l'Under 15 di Mister Sorano mette a segno la sua quarta vittoria consecutiva in campionato, imponendosi quest'oggi di misura contro l'Ostico Frosinone. Al secondo minuto sono gli ospiti a rompere il ghiaccio. Pasotti serve di palma, il numero 10 sferra una potente conclusione, sulla quale Ammaturo si distende, deviando il pallone in corner. Sugli sviluppi del calcio d'angolo è ancora attento l'estremo difensore azzurro, smanacciando l'insidiosa traiettoria di Di Palma direttamente dalla bandierina. Al quarto i padroni di casa reagiscono. Umile ruba palla ad Agostino e allarga per Acampa, che va al cross. È decisivo l'intervento di Potenziani ad anticipare Pesce, rifugiandosi in corner. Al nono, colossale palla gol sventata dal portiere degli ospiti. Umile viene imbeccato con un lancio dalle retrovie, dribbla Potenziani e serve Pesce, che calcia a colpo sicuro, ma Vernacchio risponde con un intervento miracoloso, bloccando in due tempi la sfera. Due minuti dopo gli azzurrini sprecano un'altra importante palla gol, questa volta con Vergara. Pesce premia l'inserimento del centrocampista azzurro, il quale però si fa ipnotizzare dal portiere avversario, calciando centralmente il pallone. Poi Campoli si rifugia in angolo. Gli sforzi degli azzurrini di Mister Sorano vengono premiati però al minuto 14. Iaccarino disegna un filtrante interessante per Pesce. Il centravanti azzurro avanza e calcia verso rete, trovando lo sfortunato intervento di Palumbo, che infila nella propria porta. Gli azzurrini ingranano il turbo e siglano subito il raddoppio 6 minuti dopo, grazie a Bomber Pesce. Vergara premia l'imbucata di D'Ambrosio. Quest'ultimo serve Pesce, che con un bel movimento si libera di Palumbo e deposita il pallone in rete per il raddoppio dei suoi. Al 22esimo, Umile prova a sorprendere Vernacchio su calcio di punizione indiretto, ma l'estremo difensore frusinate si distende e blocca la sfera. Al 23esimo, azzurrini ancora insidiosi sull'asse Umile-Pesce. Il numero 11 verticalizza in profondità per l'attaccante, ma Vernacchio in uscita devia prontamente il pallone in corner. Il primo tempo termina con il meritato vantaggio dei padroni di casa, anche se il risultato poteva essere più rotondo in virtù delle diverse palle gol sprecate. Nella ripresa gli azzurrini cercano di chiudere i conti alla ricerca del terzo gol. Sugli sviluppi in un corner, al secondo minuto, la retroguardia ospite respinge corto. Il pallone arriva sui piedi di D'Ambrosio, che calcia di prima intenzione, ma la sfera viene bloccata dal portiere avversario. Al nono Pesce tenta un cross insidioso verso il centro. Vernacchio non arriva sulla sfera. Il subentrato d'Orta schiaccia di testa il pallone, ma la sua mira è imprecisa. Al 16esimo è sempre sull'asse d'Orta-Pesce che si sviluppa un'altra pericolosa trama offensiva azzurra. Questa volta è il numero 9 azzurro a calciare a rete, ma Vernacchio smanaccia in corner. Al 17esimo squillo ospite targato Cupellini. Bracaglia, dalla tre quarti, lancia lungo per l'attaccante frusinate. Barba stecca l'intervento, permettendo al numero 9 di disegnare un pallonetto su Baietti in uscita. Ma la sua traiettoria termina abbondantemente fuori lo specchio della porta. Esposito, al 19esimo, dopo aver ricevuto palla da Pesce, sferra con violenza una conclusione dal limite dell'area di rigore, ma il suo tiro termina alto. Nel finale di gara gli azzurrini soffrono un palese calo di concentrazione, permettendo agli avversari di accorciare le distanze con Cupellini al 35esimo. Campoli lancia sul filo del fuorigioco l'attaccante, il quale approfitta di un'indecisione fra Baietti e Somma per infilare la porta avversaria. Dopo 5 minuti di recupero, il direttore di gara decreta la fine delle ostilità. Grazie a questa vittoria, il Napoli allunga di 5 punti il distacco dalla seconda posizione in classifica, condivisa da Avellino e Benevento, avvalendosi del miglior attacco e della miglior difesa del girone C, grazie ai 14 gol fatti e 2 subiti. Nella prossima sfida, la compagine di Mister Sorano affronterà il Pescara per puntare alla quinta vittoria consecutiva in campionato.